Che effetto gli hanno fatto le parole di Lollobrigida a proposito di sinistra e destra? Perché è stato un dibattito molto duro quello, no? Da una parte la sostituzione etnica, dall'altra il suprematista bianco, detto dalla Schlein. Beh, io penso che mi stupisco sempre quando sento un po' in televisione dire no, per carità, non sono fascisti, no, non sono fascisti, no, assolutamente fascisti. No, è vero, non sono fascisti, sono nazisti, perché la sostituzione etnica, che è a un passo dalla pulizia etnica, ma proprio un passo. Beh, hanno usato forse parole sbagliate, vuol No, dire che no, sono certamente nazisti. sbagliate, ma sbagliate per noi, non sbagliate per loro. Sono piuttosto un'idea nazista. Non dico che i fascisti poi non fossero d'accordo, ma è soprattutto un'invenzione nazista. Quindi, semmai, se hanno delle simpatie, che hanno dimostrato del resto, non sono solo e tanto per il vecchio fascismo, ma per il nuovo nazismo. Queste sono parole da nazista. Il razzismo, che fa parte ormai integrante del nostro governo, nuovo governo italiano, anzi non lo considero mio veramente, del governo italiano, è un campanello d'allarme molto, molto grave e che dobbiamo ascoltare, a cui dobbiamo stare molto attenti a rispondere Quindi secondo bene. lei ha fatto bene lasciare parlare di suprematismo bianco, insomma di approccio al suprematismo bianco? È stato troppo Beh, basta vedere a chi giova cui protest il governo della Meloni. Beh, ai ragazzi no. Alle donne no. Ai poveri no. Agli stranieri no. Ai gay no. E quindi all'uomo maschio, etero, ricco, bianco, cattolico. E cioè il Però pensi che ha suprematista detto bianco. esattamente l'opposto della Meloni. Dal Salone del Mobile ha detto: io non voglio sostituire i lavoratori che non ci sono in Italia con i lavoratori stranieri, vorrei che più donne fossero alla posto delle donne, non le Ma parlava delle sì, donne. ma sì, ma sono balle. Ah, sono balle. Ci sono balle. Essendo io in qualche modo, sentendomi organico a questo governo, ho scoperto stamattina di essere nazista. Me ne farò una ragione. Meglio tardi che Siccome mai. ritengo l'epiteto nazista un insulto sanguinoso, mi sentirei autorizzato a rispondere a mia volta con un insulto, però per rispetto a una vecchia signora me ne Oh, asterrò e le vecchia, dico che appena no. finita la trasmissione mi immergerò in una seduta di autocoscienza per capire dove stanno i miei aspetti di nazismo. Poi, magari se a qualcuno interessa ve lo farò sapere. C'è un tema molto importante che è basato sui numeri. Prendiamo due calcoli semplicissimi che non è necessario essere ingegnere per poter fare. Noi abbiamo un tasso di mortalità in Italia che è superiore al tasso di natalità. Questo è un dato di fatto. Ergo, basta fare una banale estrapolazione per capire che fra un certo numero di anni, non so quantificarli in questo momento, ma sarebbe facile fare il calcolo, gli italiani non ci saranno più. Questo è un dato matematico. Perché questa banalissima constatazione, che è basata su semplici calcoli, sia definita nazista, francamente mi sfugge. Prima di tutto, io non le ho rivolto nessun insulto, né pensavo né parlavo di lei. Io ho parlato di persone che hanno detto una cosa molto grave, che è sostituzione etnica. Lei adesso la ridice, ma io non sapevo che l'avrebbe ridetta, francamente. E la ridice, secondo me, con dei calcoli sbagliati, ma ci verrò dopo. Questa cosa, sostituzione etnica, la dicono due persone almeno, Lollobrigida e Meloni, cioè il capo del governo e il cognato. Laiano diceva che il nostro paese è fatto di navigatori, poeti, cognati. Hanno detto questa cosa che è terribile, che è terribile. Perfino Mattarella, che è sempre così contenuto, ieri ha dato una risposta davanti a Auschwitz abbastanza chiara. Bene, secondo me tra sostituzione etnica e pulizia etnica il passo è molto breve. Mi sbaglierò. Mi sbaglierò, però penso che la storia mi dia abbastanza ragione.